Allora, questa è l'intervista al dottor Gaetano Penocchio, che è presidente della NOVI, che è Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Al dottor Penocchio chiediamo di darci un'indicazione, una visione di un sistema che si chiama SPC, che è un sistema particolarmente innovativo per quanto riguarda la formazione. E per quanto riguarda, diciamo, la progressione professionale del medico veterinario. Il dottor Penocchio ci può spiegare un po' che cos'è questo acronimo e che cos'è questo metodo? Bene, sviluppo professionale continuo, cioè l'acronimo SPC. Ora partiamo dal fatto che tutti i sanitari sono tenuti all'aggiornamento obbligatorio. Nel nostro campo, per i sanitari, il metro utilizzato è l'educazione continua in medicina, il sistema ICM parte da più di 20 anni e cosa fa il sistema ICM? Propone chiaramente un metodo, non è un acronimo ICM cioè è solo un metodo che misura la formazione, non è che vuol dire che chi non ha i crediti ICM non è formato. Abbiamo creato un altro metro. Ora, perché l'abbiamo fatto? Ma è evidente che la professione ha scontato una grande sofferenza nel sistema di educazione continua in medicina. Perché? Perché i provider, soprattutto i provider privati, e quindi la platea di questi provider privati è più spesso quella dei liberi professionisti, non ha avuto a disposizione occasioni di aggiornamento adeguate. Se noi chiediamo ad Agenas e a Cogeaps, il consorzio che gestisce i crediti dei sanitari, quanti professionisti medici veterinari sono coerenti con il sistema ICM, ci verrà risposto che siamo una piccola percentuale e questo da un lato mi addolora, ma dall'altro lato ci ha indotto a pensare a dei correttivi. Ora nasce il sistema ICM, i provider ci si buttano un po' tutti, insomma pubblici e privati, i sanitari ritornano nelle aule, di lì a poco però il provider privato comprende che il sistema è costoso, farraginoso, problematico e ci sono situazioni anche di verifiche e quant'altro. E soprattutto c'è un problema di gestione degli sponsor. Ora, con gli sponsor è evidente che un provider privato, se non ha un sostegno da parte dell'industria, per lo più, insomma, comunque un sostegno sul versante sponsorizzazione, è un provider che va in difficoltà. Ora, il sistema ICM non vieta le sponsorizzazioni, però chiede il deposito di contratti. Il contratto, chi non ha il contratto non è che sta truffando, non è che sta facendo cose strane, solo che non è molto semplice acquisire e depositare contratti magari di multinazionali, laddove i dirigenti di queste multinazionali hanno tutt'altri pensieri. Ora, tutte queste condizioni allontanano i provider privati dal sistema di educazione continua in medicina. Succede che in medicina veterinaria abbiamo grandissime opportunità di formazione e i medici veterinari si aggiornano e come si aggiornano. Altrettanto però non hanno crediti. Crediti ICM, ma perché i provider non agiscono nel sistema di educazione continua in medicina. Allora, ben consci del fatto che siamo ricchi come tutti gli altri, se non più ricchi, ma ahimè non possiamo vantare crediti adeguati, ci siamo dotati di un altro metodo di valutazione della formazione.
Vi ho detto che ECM è solo un metro, abbiamo fatto un metro che va a compensare la parte che non è misurabile da parte del sistema ECM. Quindi nasce il sistema di sviluppo professionale continuo. È molto interessante questo aspetto, no? Che tu dettagli. Quindi c'è sostanzialmente, io capisco, la necessità di creare un contenitore, un sistema alternativo, ma non di negazione, insomma, che può essere affiancato all'ECM. Esattamente questo, cioè la formazione misurata col sistema ECM, a quella formazione sfuggiva un'ampia parte di formazione, tra l'altro qualificata, perché ci sono dei percorsi didattici di tutto rispetto che esitano anche in diplomi, attestazioni, insomma certificate. Devo dire che di tutto manca nella nostra professione, ma non certo la formazione. Altrettanto quindi entra un altro metro. Andiamo a misurare quello che non è misurabile dell'ECM, lo misuriamo con SPC, che è un sistema complementare, non vuole sostituire, ma anche perché sarebbe insensato sostituire. Noi andiamo a completare, diciamo, il sistema di educazione continua in medicina con un altro metro, direi molto più snello, direi. Fra i suoi valori anche il fatto che è gratuito, è intuitivo e riconosce come provider sin dalla sua nascita tutti quelli che agiscono in ECM sono automaticamente erogatori di formazione nel sistema SPC. Chi invece non agisce in ECM, devo dire che è stato fatto anche e soprattutto insomma, per questi soggetti, devono chiaramente inviarci una richiesta dando le garanzie di affidabilità, di solidità e anche di insomma, contenuti scientifici in buona sostanza, oltre che l'assenza di conflitto di interessi e tutte quelle caratteristiche che vanno a essere preliminari al fatto di operare in un sistema che è comunque un sistema pubblico, un sistema che riguarda solo noi, ma essendo così intuitivo, così facile e così economico, ha attirato anche l'attenzione di altre professioni. Oggi si parla di riformare, di rivedere il sistema di educazione continua in medicina e per qualche professione, insomma, si tratta anche di valutare quello che sta facendo i medici veterinari ed eventualmente riprodurne una situazione analoga in buona sostanza. Capito. Mi sai dire quali sono, grosso modo, quindi anche i medici di medicina umana, i biologi e i farmacisti stanno pensando di attuare questo sistema? Ma sicuramente gli psicologi, che hanno i loro pensieri, potrebbero essere anche chimici e fisici, da quanto mi è noto. I medici, devo dire che il medico ha un'offerta formativa comunque rilevante, in quanto, non dico tutti, ma la grandissima parte hanno collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale, sono dipendenti degli ospedali, oppure sono i medici di medicina generale, che sono i medici di famiglia, che hanno comunque delle situazioni di offerta formativa che viene prodotta e gestita in ambito del sistema di educazione continua in medicina. Credo che sia la professione che probabilmente ha meno bisogno di andare a riconoscere una formazione erogata e gestita fuori dal sistema, insomma, fuori da quel sistema. La cosa è talmente facile, interessante ed economica che credo che sia attrattiva per tutti. Probabilmente un sistema del genere avrebbe fatto breccia in tutte le professioni, non fosse che c'è un'altra questione di cui dobbiamo tenere conto, ovvero che essendo limitata l'offerta ECM, limitata,
soprattutto all'ambito professionale pubblico, quindi parliamo delle aziende sanitarie locali, degli istituti zooprofilattici. Trattasi di sanità animale, di sicurezza alimentare, piuttosto che non di igiene dei prodotti di origine animale. Però, cioè mediamente il medico veterinario che si occupa di animali da compagnia, devo dire che questa è la porzione più ampia della nostra professione oggi, cioè, poco ci azzecca con corsi impostati sulla sicurezza alimentare. Ne segue che spesso, cosa accade, pur di avere crediti, anche relazionando questa necessità alle previsioni anche assicurative, uno si va a formare in materia che non è attinente alla propria attività professionale. Questo è completamente insensato, no? Perché nel momento di verifica gli ordini professionali, laddove esistano delle problematiche di ordine deontologico, tanto in quell'occasione c'è l'obbligo di andare a verificare se il medico veterinario è più o meno formato, insomma, se ha più aggiornato, ecco, se ha quindi crediti ECM piuttosto che non SPC. Cosa accade? Che il semplice computo dei crediti non ha nessun significato rispetto al reale aggiornamento. Se l'incidente riguarda un aspetto clinico su grossi animali piuttosto che non su piccoli e il medico veterinario è formato su tutt'altro, magari ci avrà pure tutti i crediti ECM che vuole, ma in sede di verifica chiaramente è tutto contestabile, giusto perché è evidente che l'aggiornamento professionale, la formazione continua, deve essere assicurata nell'ambito di esercizio della propria professione. Quali sono state le principali difficoltà che si sono dovute superare per impostare un sistema di questa natura? Devo dire che avendo pensato a un sistema complementare, noi abbiamo attuato un iter che fosse incontestabile, ovvero dall'idea c'è anche uno sviluppo poi di una successione di eventi, no? Perché noi partiamo con il 26 ottobre 2019, quindi siamo a autunno 2019, c'è una delibera di Comitato Centrale che approva il sistema. Devo dire che questo arriva dopo discussioni e quant'altro, contenzioso più non ce n'è stato, insomma tutti erano un po' concordi nel ritenere che il sistema ECM chiaramente non coprisse, cioè era un'evidenza, non è che c'era da concordare nulla, insomma, il sistema ECM andava ad accreditare un gruppo di eventi e non gli eventi rivolti ad altri profili professionali, più spiccatamente libero professionali. Ora, siamo all'autunno 2019, di lì sempre in autunno, nel mese di novembre, c'è il Consiglio Nazionale è fatto dai 100 presidenti degli ordini dei medici veterinari che approva a sua volta questo percorso. Successivamente, dopo questa approvazione, pochi giorni dopo, il regolamento viene mandato al Ministero della Salute, alle professioni sanitarie, al direttore delle professioni sanitarie, e chiaramente in attesa di osservazioni, con un meccanismo di silenzio assenso, facciamo trascorrere il tempo per poter poi deliberare il regolamento. In pratica entra in vigore il 21 febbraio del 2020. Soddisfacente il fatto che anche in ambito di Consiglio nazionale non ci siano state più di tante osservazioni, perché bene o male l'idea per la sua parte ha la sua originalità e anche se vogliamo genialità. Non è che abbiamo scoperto l'acqua fresca, però di questa roba c'era bisogno e l'abbiamo proposta in maniera, mi pare, sufficientemente intelligente per non avere poi anche da parte del Ministero delle osservazioni o dei fermi. Devo dire che oggi, se a preciso quesito fatto ad Agenas,
Agenas è l'agenzia, no, che gestisce il sistema. Agenas risponde con le stesse parole che utilizziamo noi per descrivere il sistema di sviluppo professionale continuo. Nonostante questo, dobbiamo segnalare che in qualche protesta c'è stata. L'ultima protesta riguarda un collega che ha reiteratamente scritto in commissione. Io ho fatto un'audizione con l'ufficio di presidente della Commissione Nazionale ECM. Teniamo conto che faccio parte da molti anni della commissione, per andare a spiegare degli aspetti che spiegati non erano. Ora questi, cioè, chiari non erano. Le osservazioni venivano però proposte da un collega che agisce nel sistema ECM, quindi era pur sempre una situazione di un conflitto, voglio dire, di concorrenza. Ti crei un sistema che è alternativo, hai tutte le condizioni per andare chiaramente a crearlo, un sistema dove non guadagna soldi nessuno, ma guadagnano tutti rispetto al riconoscere delle attività formative, da un lato valorizzarle, e quindi anche da un punto di vista di visione generale della professione poter proporre al mondo una professione come realmente una professione che è cosciente, che si aggiorna e che non è per nulla distratta. Dopo, come in tutte le professioni, una qualche porzione evidentemente che può essere meno attenta esiste, oggi però non si potrà dire che non ci sono i mezzi per andare a vantare o a misurare i percorsi formativi o di aggiornamento professionale che sono reali e che sono evidentemente vantabili. Quindi alla fine, in sede di verifica, gli ordini professionali potranno valutare congiuntamente i crediti ECM con i crediti SPC e farne una somma. Fra le tante domande arrivate, la cosa, una delle più frequenti, è quella: posso ritenere soddisfatto il debito formativo con i soli crediti SPC? Evidente la risposta, essendo il nostro sistema complementare non sostitutivo, ma con una sua dignità, la risposta è che certamente è possibile avere solo crediti SPC, con un problema però. La pubblica amministrazione ti chiederà i crediti ECM, quindi se hai una collaborazione, se sei dipendente, è evidente che devi agire nel sistema di educazione continua in medicina. Quindi se rispondi a una pubblica amministrazione dovrai vantare l'adeguato numero di crediti di ECM. Diversamente, il credito deontologico soddisfa l'esigenza di controllo e verifica degli ordini professionali. Noi oggi siamo in grado di verificare che un nostro collega è coerente indipendentemente dalla natura dei crediti. SPC per ECM pari sono. Siamo in un ambito deontologico. La pubblica amministrazione potrebbe avere delle esigenze diverse. Se dovessimo tratteggiare le caratteristiche di un provider ECM e di un provider, questo l'hai detto prima, ma le caratteristiche di un provider è molto SPC, simile a quello ECM, con la differenza, come si possono riassumere? I provider non agiscono per i motivi a cui abbiamo accennato prima, costi piuttosto che sponsorizzazioni, piuttosto che difficoltà amministrative, insomma, nella gestione del sistema ECM, non agiscono in quel sistema. Però le garanzie che noi chiediamo sono le medesime. Devo dire che tutti quanti devono dare il senso di un'attività scientificamente di rilievo, altrettanto di un'organizzazione, quindi di una struttura organizzativa. È evidente che se il provider vuole agire
in un sistema di formazione a distanza dovrà disporre di un sistema informativo, informatico, con l'assistenza di profili professionali adeguati, quindi tecnologie adeguate. Abbiamo detto contenuti scientifici, contenuti organizzativi, assenza di conflitto di interessi e, come ho già detto poc'anzi, tutti i provider che agiscono nel sistema di educazione continua in medicina, quindi sono tutti soggetti che hanno già messo a disposizione notizie sulla loro organizzazione, serietà, contenuti scientifici, assenza di conflitto di interessi. Tutti quei provider diventano erogatori di formazione SPC. Tra questi, oltre chiaramente alla parte pubblica, a partire dall'università, a seguire poi dall'Istituto Superiore di Sanità, gli istituti zooprofilattici, le regioni piuttosto che non le aziende sanitarie locali, entrano in questo pacchetto di erogatori già riconosciuti anche le società scientifiche che sono elencate in un elenco che è stato appunto predisposto dal Ministero della Salute, c'è un decreto che le riconosce, e sono tutte quindi situazioni organizzate pubbliche e anche private che il sistema riconosce di per sé, cioè questi hanno già i requisiti per entrare senza nessuna verifica. Soggetti nuovi invece devono darci conto della loro organizzazione, ecco un passaggio che di cui va tenuto conto è che nella struttura, nell'atto dove la società nasce, nello statuto, chiamiamolo come vuole il provider, deve essere espressa la volontà di fare formazione. Ecco, ci è capitato per esempio che qualche produttore di materiale, non so, medicale piuttosto che altro, proponesse la propria candidatura ad essere erogatore di crediti di sviluppo professionale continuo, ecco, è evidente che cioè, deve essere acclarata la volontà e la capacità di fare formazione, insomma, in buona sostanza. Rispetto, ecco, c'è forse un'altra cosa da conoscere. Cosa fa l'erogatore rispetto a quelli che erogatori non sono? Perché lo sviluppo professionale continuo va a valorizzare tutta la formazione non accreditata, non solo quella che passa tramite l'erogatore. L'erogatore riconosciuto alla fin fine organizza eventi, gli eventi avranno, come tutti gli eventi, un titolo, una data, uno o più date, insomma uno sviluppo temporale, e l'erogatore avrà il solo adempimento di corrispondere un file nelle dimensioni adeguate in automatico al sistema SPC, dandoci notizia del numero di minuti che è rimasto chiaramente presente il medico veterinario in quel tipo di attività formativa. Cioè, no, riconosce quindi il sistema un solo parametro che è il tempo. Dopo aver avuto quindi tutte le garanzie rispetto all'erogatore, il tempo diventa la variabile che viene trasformata in crediti. Un'ora fa un credito, così come più spesso accade, dico più spesso perché non sempre, più spesso accade nel sistema di educazione continua in medicina, e questi crediti vanno riversati direttamente nel portfolio formativo che ha allestito la federazione, ovvero l'erogatore di formazione fa l'evento, ci manda il file e il file automaticamente va a implementare tutti questi portfolio formativi che vengono chiaramente visitati dal medico veterinario. Il medico veterinario può inserire autonomamente attività formative diverse, cioè
voglio dire, proposte da, da soggetti che non sono erogatori di formazione, di sviluppo professionale continuo. Cosa accade più spesso? Non lo so, la regione, ma anche le aziende sanitarie locali non agiscono nel sistema ICM, non sono erogatori SPC e quindi nessuno ti dice niente. Come viene a sapere che il collega ha partecipato a un corso che ha avuto quello sviluppo temporale con quegli obiettivi e quant'altro? È evidente che non avendo riversato notizie né in ECM né in SPC, l'unico soggetto che può dare notizia è lo stesso medico veterinario. Si parla di formazione in ECM, questa cosa è valorizzabile anche in ECM, con il limite del 20% del totale dei crediti da acquisire, ecco, anche questi limiti non sono presenti nel sistema SPC. Quindi per noi, per il sistema formazione vuol dire formazione, per cui altrettanto abbiamo dato la possibilità anche di inserire eventi pregressi. Il sistema nasce nel 2020, la formazione dei medici veterinari documentata nasce ben prima, e quindi i più grossi provider privati che non agiscono in ECM hanno riversato notizie anche su anni precedenti, il 2020, cosa che nella semplicità del sistema abbiamo completamente accettato, cioè era stata pensata così e realizzata altrettanto così. Il sistema potrebbe essere criticabile, ma per esserlo dovremmo passare da una visione che è proprio talmente burocratica e talmente cioè ristretta in tanti e tali paletti che riceviamo come una modalità che secondo me non è sbagliata. Una domanda, no? Associazioni sindacali, ordini professionali, possono essere dei provider SPC? Allora, ordini professionali senz'altro sì, perché il primo provider, chi l'ha inventato, cioè la federazione, con tutti gli ordini professionali, perché anche loro sono stati chiamati a decidere se fare questa cosa. I sindacati no, perché così come in ECM non vengono messi a sistema. Devo dire che il sindacato più spesso costituisce un'articolazione che è un'articolazione culturale che poi agisce nei sistemi in particolare nel sistema ECM, comunque, ma non c'è nulla di male. Cioè, è evidente che l'attività sindacale fine se stessa è un'attività politica e quindi direi che tutto sommato l'ipotesi di consentire l'ingresso a società sia affiliate ai sindacati, ma comunque con contenuti culturali, sia perfettamente coerente con i bisogni, cioè se ti dà una formazione adeguata, perché non dovrebbero poter agire nel sistema. Il sistema deve essere impostato proprio alla massima apertura, le porte devono essere aperte, le situazioni devono essere facili, possibilmente anche poco costose. E tutto lì, ecco. Abbiamo un'altra cosa che mi piace segnalare anche, che abbiamo avuto critiche sui social. I social sono molto spesso una tomba del buon senso, perché si riferiscono all'SPC collegando l'SPC in qualche misura al business di qualcuno. Ora, quando tu ti inventi un metodo adeguato senza possibilità di chiaramente poter in qualche misura speculare o avere dei ritorni, cioè dovrebbe bastare. Cosa accade? Che è capitato che qualche provider probabilmente abbia approfittato del fatto di poter dire che i propri
i propri eventi erano valorizzati in questo sistema di misurazione. Quella è una speculazione, punto. Cioè, voglio dire, i soggetti, cioè, non ha colpa il metodo se qualcuno poi fa speculazione. Devo dire che il mercato della formazione è tanto e tale in medicina veterinaria che probabilmente i provider più accreditati, che hanno contenuti scientifici più solidi, sono solitamente in grado di valutare qual è il reale valore anche commerciale, anche economico, dalle loro proposte formative. E credo che altrettanto i medici veterinari siano in grado di scegliere il prodotto migliore fine a se stesso, o il prodotto migliore. Collegato anche al costo che possa essere più vantaggioso. Ecco, il sistema proprio è fuori completamente da interessi commerciali e ha questo grande pregio della semplicità. Certo che il sistema di educazione continua prevede il pagamento di costi per ogni evento, costi che diventano anche maggiori nei casi di eventi di formazione a distanza. Tutto questo non accade in federazione. La federazione, almeno nel periodo di Covid, nel momento in cui eravamo tutti quanti a casa, impossibilitati a lavorare, o comunque quelli che lavoravano, lavoravano a scarto ridotto, perché insomma, se parlo anche della clinica degli animali d'affezione, sì, è evidente che chi doveva andare dal medico ci andava comunque, ma chi poteva evitarlo lo evitava. Ecco, in tutto questo contesto, Fnovi ha proposto, dico, vado in un numero che non è preciso, ma qualcosa come 50 eventi, tutti valorizzati a sistema, tutti tra l'altro anche pubblicati, e c'è quindi la possibilità di andare a rivederli, valorizzati direttamente nel momento in cui il medico veterinario entrava su Zoom a seguire questi eventi di formazione a distanza, o valorizzato nel caso fosse visto successivamente direttamente dal medico veterinario. Oggi non c'è più la scusa di dire non ho possibilità di formazione o non ho possibilità di una formazione gratuita, perché la formazione esiste, e la formazione gratuita altrettanto, e è evidente che se la necessità è quella di avere formazione qualificata in un ambito, probabilmente quella formazione comporta dei costi, ma è anche normale e giusto che sia così, insomma. Molto interessante quello che è stato detto fino ad ora, anche perché apre una possibilità nuova, no? Di poter valorizzare situazioni di informazione che derivano dal mondo scientifico, per esempio. Sarebbe molto utile che gli enti di ricerca, gli ordini professionali, potessero acquisire queste informazioni e fornirle in un setting, diciamo così, formativo di questo genere. Penso che tu, Gaetano, questo sei d'accordo. Concordo assolutamente, credo che sia un'opportunità, le opportunità si devono proporre e gestire. Conosco qualcosa del tuo percorso fino ad oggi e apprezzo molto quello che mi stai dicendo. Sarebbe possibile creare un cortocircuito nell'attività professionale, in modo che alcune informazioni possano essere, diciamo, riciclate, possano essere passare da un professionista ad altri professionisti. Io penso che nell'ottica SPC questo potrebbe essere un'ipotesi di lavoro significativa. Ti posso chiedere quali sono i passi successivi, che cosa state il successivo sviluppo? A cosa state lavorando, insomma, come volete far evolvere questa vostra creatura?
Io devo dire che mi sembra che il sistema intanto funziona. Cosa può capitare di più per questo sistema? C'è una cosa che è già capitata, per esempio, è quella di riusciti a riunire sul nostro portale, quindi fnovi.it, tutti e due i sistemi. Oggi siamo la prima professione che in un portfolio formativo individuale mette in evidenza i crediti ECM congiuntamente a quelli SPC. SPC non vuol sostituire ECM, va a valorizzare quel che non è già valorizzato. Difatti, non so, in tutti gli spazi dove l'ECM ha una regola, parliamo delle esenzioni. Le esenzioni il sistema SPC non le tratta, cioè le esenzioni le ha fissate il sistema ECM, punto e basta. Non è che stiamo a fare due sistemi che possono in qualche modo confliggere. Ecco, allora siamo riusciti a mettere insieme queste due informazioni, che sembrano una roba banale, ma assolutamente non è, perché è stato complicatissimo riuscire a portare i crediti nel nostro portale, ancorché noi Federazione Nazionale, come le altre federazioni, siamo soci consorziati nel COSIAPS. Come valorizzarle ulteriormente? Ti direi una cosa un po' in divenire con la certificazione delle competenze. Noi adesso stiamo operando per questo obiettivo. Certificare competenze significa, da un lato, andare a verificare i percorsi formativi tutti, quelli di base, quelli poi anche successivi alla laurea, soprattutto successivi alla laurea. E altrettanto per una competenza significa sì sapere, ma significa anche saper fare. Andare quindi a verificare la reale attività del professionista. Abbiamo messo a punto anche qui un sistema, insomma, più che messo a punto è in divenire, perché le discussioni sono ancora molte. In questo sistema, nell'ambito sapere, un meccanismo che chiaramente verrà utile, oltre ai percorsi formativi più fondanti rispetto al profilo che si va a certificare, verrà utile conoscere la coerenza intanto dei crediti e dei percorsi acquisiti, coerenza che può essere comunque giustificata da un credito ECM o conteggiata e valorizzata dal credito SPC. Quindi il futuro per noi è certificazione delle competenze, naturalmente fatta in Accredia, che è l'ente unico di certificazione. Gli istituti idroprofilattici ben conoscono Accredia per i controlli che vengono effettuati, soprattutto nei laboratori. Dall'altro lato, invece, vorrei immaginare un mondo dove non ci sia conflitti fra provider o gruppi di provider. E quello in qualche misura accade, perché la competizione è quella che è in tutti i settori, compreso quello della formazione. Benissimo, noi ringraziamo il dottor Gaetano Pennocchio del Fonovi per questa intervista che ha chiarito aspetti molto interessanti della dinamica di questo sviluppo professionale continuo. Lo ringraziamo e auspichiamo che la migliore fortuna per questo progetto. Speriamo di poterci risentire presto per delle nuove informazioni su questo settore. Grazie, dottor Pennocchio. Grazie, grazie a voi, grazie a te.